La storia di Nanorca. C'era una volta una vecchia di nome Nanorca, la quale aveva una figlia che si chiamava Petrosinella. La fanciulla aveva magnifiche trecce, di misura incredibile, e quando la madre usciva di casa, si afferrava alle trecce della figlia e si calava dal balcone sino a terra. Lo stesso faceva quando si doveva risalire in casa. Di tanto in tanto la mamma le diceva: Petrosinella, Petrosinella, cala le trecce a tua mamma bella. Petrosinella era tanto gelosa dei suoi capelli, ma un giorno gliene fu chiesto uno da un giovanotto che si era pazzamente innamorato di lei. La poverina fu costretta a donarglielo senza il consenso di nessuno. Quando il giorno dopo la mamma la pettinava, siccome era sua abitudine contarle i capelli, si accorse che ne aveva uno di meno. Quindi domandò alla figlia: come mai ti manca un capello? Petrosinella le disse: Mamma, forse l'avrò perduto. Ma poi, pensando che quella si sarebbe accorta della menzogna, per non far scoprire il fatto, decise di scapparsene col fidanzato. E così fece. Prima andò in camera sua, prese un chiodo, un vetro, un pezzo di sapone e un po' di schiuma e se ne fuggì. Dopo qualche istante la mamma la chiamò e siccome ella non rispose, si mise a girare per casa senza trovarla. Si affacciò subito alla finestra e la vide con un giovanotto. Nanorca, di botto, lasciò tutto, scese le scale e le corse dietro. Ad un tratto Petrosinella si voltò e vide la madre che stava per raggiungerla. Gettò il chiodo per terra e fece nascere una montagna di chiodi che doveva fermarla. Nanorca, spinta dal desiderio di raggiungere la figlia, disse: «Pungi di qua, pungi di là, ma Petrosinella la devo acchiappar!» Corse di nuovo dietro alla carrozza, ma prima che fosse raggiunta, la figlia gettò il vetro, il quale fece nascere una montagna di vetro. Nanorca ne fu arrabbiata e disse: «Taglia di qua, taglia di là, ma Petrosinella la devo acchiappar!» Ciò detto, continuò a correre. Quando la fanciulla si vide in pericolo, gettò il sapone, che subito produsse una montagna di sapone. Nanorca, per superare il nuovo ostacolo, disse: «Scivola qua, scivola là, ma Petrosinella, devo acchiappar!» Continuò a correre dietro la carrozza della figlia, la quale, per sfuggire all'inseguimento, gettò la schiuma e così fece nascere il mare. Essa si trasformò in pesce, la carrozza in barca, i cavalli in remi e lo sposo in pescatore. Così la madre la perse di vista e non la poté più acchiappare.